Sotto il dominio della minoranza bianca, la chiesa Regina Mundi di Soweto fu punto di riferimento per gli attivisti anti-apartheid. Nel 1976 la polizia vi fece irruzione e sparò su coloro che lì avevano trovato rifugio. Molti rimasero feriti e l'edificio fu danneggiato. Questa domenica i fedeli hanno ricordato Nelson Mandela. Ha fatto molto per noi. Siamo così per merito suo. Abbiamo sofferto, non avevamo quel che volevamo, ma ora siamo liberi e possiamo avere sempre quel che vogliamo. Madiba per noi qui in Sudafrica e penso per il mondo intero è stato un profeta, è stato quella luce che ci permette di dire il nostro Dio è ancora con noi, ascolta ancora le nostre preghiere, le sue promesse si realizzano ancora. La domenica di preghiera ha dato il via ufficialmente alla settimana di cordoglio che avrà i suoi momenti chiave martedì con la cerimonia solenne allo stadio Soccer City e domenica prossima con l'inumazione della salma. Per tutto il giorno a Johannesburg, in tutte le chiese della città e qui nel cuore di Soweto, centinaia di persone sono venute per rendere l'ultimo omaggio a Nelson Mandela. François Chignac, Johannesburg, Euronews.